Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, con TV 2000 dal Santuario dell'Amore Misericordioso, vi salutiamo nella gioia del giorno del Signore. Oggi con fiducia ed esultanza invochiamo il perdono dei nostri peccati per essere degni di partecipare al Santo Sacrificio Eucaristico. Signore, che nelle tempeste della nostra vita intercedi per noi, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore Figlio primogenito del Padre, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, perché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno,
quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore, ed Egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Al vedere la bonaccia, essi gioirono, ed Egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio. Profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovasciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne
egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora loro svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Se desto minacce il vento e disse al mare: «Dacci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare li obbediscono?» Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli obbediscono? Cari fratelli e sorelle, tutto il Vangelo di Marco è una risposta alla domanda: chi è Gesù? Chi è quest'uomo? E si conclude ai piedi della croce, con la dichiarazione finale di un pagano, del centurione romano: costui era veramente il Figlio di Dio. Dopo la serie di parabole nelle quali Gesù si rivela il Maestro e Signore del Regno, San Marco introduce un susseguirsi di miracoli nei quali Gesù si rivela dominatore delle forze della natura, dominatore della vita e della morte. Oggi, cari fedeli, il Vangelo presenta una delle scene più popolari della vita pubblica di Gesù. Erano pescatori e dopo una giornata molto faticosa, stressata, Gesù vuole andare all'altra riva per trovare forse un po' di tranquillità, di pace. E veramente la trova perché si addormenta e la barca degli apostoli naviga placida. Gesù dorme tranquillo quando la tempesta si abbatte improvvisa sulla barca. Gli apostoli spaventati corrono a svegliarlo: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» E Gesù con serenità comanda al mare e al vento: «Taci!» E tutto ritorna nella calma. Ma Gesù, meravigliato, rimprovera gli apostoli: «Perché avete avuto paura? Non avete ancora fede? Io sono con voi sempre». Questo fatto anche a noi ci fa riflettere, cari amici. Ci sono momenti, ci sono situazioni nella nostra vita che assomigliano molto a questo mare in tempesta.
le malattie, le disgrazie, le guerre, i morti, questa terribile pandemia. Insomma, la storia dell'uomo sembra dominata dalle forze del male. Perché questo male? E Gesù sembra dormire profondamente e Dio sembra il grande assente. Spontanee allora sorgono queste domande. Ma Dio c'è? E se c'è, perché non interviene? Perché permette queste cose, questi disastri? Interrogativi tremendi che purtroppo non trovano risposta nei ragionamenti umani. È un grande mistero di fronte al quale ci troviamo. E proprio la prima lettura ce lo chiarisce. La storia di Giobbe ce lo insegna. Come puoi tu capire i disegni di Dio e il suo agire, tu piccolo come sei? Non avete ancora fede? È il rimprovero di Gesù. Cari fratelli e sorelle, la risposta ai nostri perché sta nella fede. È la fede che trascina le montagne. Occorre una fede semplice ma profonda, che diventa fiducia, abbandono filiale nel Padre, accettazione serena della sua volontà. Questo possiamo dire è il primo miracolo che il Signore fa quasi sempre nella nostra vita. Un'accettazione che si fonda sull'umiltà, come ci ricorda Madre Speranza. Occorre, come dice Papa Francesco nella lettera enciclica Laudato Si, lodare il Signore per tutte le sue creature, nello stile della semplicità francescana, e in ogni momento della nostra vita, affinché non ci esaltiamo come facciamo gli umani nel successo, né ci abbattiamo nelle tempeste come abbiamo visto gli apostoli, ma riconosciamo che il Signore è presente e ci accompagna nel cammino della nostra storia. Madre Speranza usa un'immagine molto bella, dicendo che il Signore ci tiene sempre per mano e non ci abbandona mai. Anche quando noi usiamo male la nostra libertà, il Signore forse si gira dall'altra parte, no? Per dire non voglio vedere questo figlio che pecca, ma non ci lascia mai della mano, ci tiene sempre per mano. Cari amici, di fronte ai grandi perché della nostra vita, intercedano per noi Maria Mediatrice, i Santi e la Beata Speranza di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Padre che in Gesù ci dona la vittoria sulle tempeste della storia. Con grande fiducia affidiamo il mondo e la Chiesa alle sue mani. Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, benedici i tuoi figli. Padre Santo, benedici i tuoi figli. Per i battezzati e per i ministri della Chiesa, con la loro serena fiducia e la solidarietà fraterna, siano autentici testimoni della presenza del Signore nelle tempeste della storia. Preghiamo. Padre Santo, benedici i tuoi figli. Per i responsabili della politica e dell'economia, e per gli operatori della comunicazione, ispirati al messaggio evangelico, operino sempre al servizio del bene comune e per la difesa della famiglia e della vita. Preghiamo. Padre Santo, benedici i tuoi figli. Per i giovani e gli studenti, sulla barca della storia, siano audaci e creativi per mettersi a servizio dell'umanità nel suo viaggio verso la gioia vera. Preghiamo. Padre Santo, benedice i tuoi figli. Per le nostre comunità, perché alimentati dalla parola e dall'Eucaristia crescano sempre, crescano come luoghi di accoglienza, di compassione e di tenerezza, in cui nessuno sia mai abbandonato alla solitudine e alla paura. Preghiamo. Padre Santo, benedici i tuoi figli. Questa è la nostra preghiera, o Padre. Te la presentiamo nel nome di Gesù, Signore nostro, al quale il vento e il mare obbediscono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore e condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dalla novena all'amore misericordioso di Madre Speranza. Gesù mio, lavami col sangue del tuo divino costato e fammi tornare puro alla vita della tua grazia. Entra, Signore, nella mia povera stanza e riposa con me. Accompagnami nel pericoloso cammino che percorro affinché non mi perda. Sostieni, Signore, la debolezza del mio spirito e consola le angustie del mio cuore dicendomi che, per la tua misericordia, non lascerai di amarmi un solo momento e che sarai sempre con me. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.